Buon pomeriggio e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione su telebari e Radio Bari da Barbara Cirillo. In primo piano la cronaca con il crudele assassinio del giovane ventottenne ucciso a colpi di pistola ieri sera al quartiere Iapigia. Era un bravo ragazzo, dicono di lui, abbiamo raccolto una testimonianza. Tutti i dettagli nei servizi di Cristina Ferrini e Serena Russo. È morto la notte scorsa in ospedale Giuseppe Scianni Manico, il ventottenne, vittima di un agguato al quartiere Iapigia. Ieri sera intorno alle 19. il giovane incensurato è stato raggiunto da alcuni proiettili mentre si stava dirigendo verso il suo scooter regolarmente parcheggiato in via De Liguori. Almeno due colpi esplosi da una pistola calibro nove. Non si è trattato di un avvertimento, di un atto intimidatorio. Chi ha sparato, riferiscono gli investigatori della squadra mobile, voleva uccidere. Il giovane è stato raggiunto dai proiettili al torace all'altezza della testa. Ancora nessuna traccia dei killer o del killer. A chiamare i soccorsi alcuni passanti che hanno visto il corpo del ragazzo riverso sull'asfalto. Le indagini per risalire all'identità degli assassini non sono semplici, così come stabilire il movente. Shani Manico, residente a Palese, aveva da poco aperto un'agenzia immobiliare. Era un bravo ragazzo, ci hanno riferito. Qualcuno dei suoi amici ci ha detto che non frequentava brutte persone. La polizia ha già ascoltato in questura alcuni colleghi di lavoro di Giuseppe Ciannimanico e i suoi familiari. Nella stradina dove è avvenuto l'agguato non esistono telecamere di videosorveglianza. Al momento sembra non ci siano neanche testimoni che possano riferire dettagli sulla circostanza. In mattinata sarà nominato il medico legale per l'autopsia. Giuseppe Ciannimanico veniva ogni giorno qui a prendersi il caffè. Che tipo era? Che tipo ti è sembrato? Guardi, venivasi tutti i giorni con gli altri ragazzi sempre qui di Tecnocasa, era un ragazzo per bene, per il resto io al di fuori, come dicevo, non del, lavorativamente parlando lo conoscevo, però poi al di fuori non ho mai avuto modo né di frequentarlo né comunque altro, però ripeto si vedeva che comunque era una persona, un ragazzo molto per bene. Ragion per cui siete rimasti senza parole quando avete saputo sì, cosa è successo? Come, come tutti quanti, credo qui eh, sia nella zona, che, eh, che alla fine tutti credo anche i conoscenti, perché c'era mio fratello anche stamattina con cui stavo parlando, eh, non riusciamo veramente a, a ancora capire insomma, un po' come sia potuto succedere. Dichiarava un reddito di 1.000 euro al mese, ma il patrimonio di cui era proprietario Giuseppe Ranieri, 48enne di Trigiano, affiliato al clan di Cosola, era di gran lunga superiore. Ranieri gestiva un vero e proprio mini casino di 400 metri quadrati, con annesso bar, ricevitorie e sala giochi. Ritenendo che i beni a lui intestati fossero di provenienza illecita, i carabinieri di Bari gli hanno sequestrato 3 milioni di euro. Sequestrati anche 50.000 euro in contanti, trovati in cassa, ricavo della giornata, sigilli anche a una villetta di 150 metri quadrati incontrata Gianna Vella, due auto e ad uso privato ed aziendale e conti correnti su cinque istituti di credito della provincia. Ancora la cronaca, 400 euro per chiudere un occhio sulla merce contraffatta made in Cina. I militari della stazione di Carbonara hanno arrestato un 45enne di nazionalità cinese ma residente a Bari. L'uomo è stato fermato all'oseto a bordo del furgone sul quale trasportava merce contraffatta, per lui l'accusa è di stigazione alla corruzione. Dopo diversi tentativi di comprare i militari, infatti con banconote da 50 euro, il cittadino cinese è stato arrestato ed è stato trasferito in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria. Fu Burgone, merce e denaro sono stati sottoposti a sequestro. Cambiamo argomento, le periferie al centro carbonare, la terza tappa della carovana internazionale antimafia. Don Mimmo Chiarantoni, parroco della chiesa matrice, smentisce le voci di presunte minacce di morte per essersi opposto al passaggio della processione sotto alcune abitazioni durante la festa patronale. Il servizio. Arriva a Bari la carovana internazionale antimafie, non nel centro cittadino, bensì a Carbonara, nella periferia più viva e difficile della città. Quella periferia che, come tante italiane, deve tornare al centro dei dibattiti politici, della cultura, della vita civile. Arci, Libera, Viso Pubblico e le tre maggiori sigle sindacali, insieme ai ragazzi dell'Accademia del Cinema di Enziteto, hanno creato l'occasione giusta per incontrarsi e interrogarsi per capire quali pezzi mancanti del grande puzzle della legalità. Naturalmente, le periferie al centro vuol dire mettere al centro le persone e credo che oggi sia, una bella, sia arrivata davvero una bella risposta. Libera lavora costantemente sul territorio, costantemente sulle periferie, proprio qui a Carbonara che avete in mente un bel progetto. Ma a noi piacerebbe riuscire a mettere in piedi un presidio. Carbonara è una città che è una, un quartiere che nella città di Bari eh, purtroppo ha raccontato anche vicende tragiche, pensiamo a Mizia, Giuseppe Mizi, a Gaetano Marchitelli. E provare a costruire attorno a questa, a questa memoria che dobbiamo custodire, anche provare a metterci l'impegno, credo che sarebbe un bel risultato. Una carovana che ha portato a Carbonara. Ha un carico di energie positive, grazie anche ai tantissimi giovani che si sono dati appuntamento nella chiesa matrice del quartiere. Una chiesa guidata da tre anni ormai da don Mimmo Chiarantoni, che smentisce le voci di queste ultime ore che lo vedevano vittima di minacce della malavita locale. Una notizia falsa che ammette gli è costata una notte in bianco: nessuna denuncia, nessun avvertimento, solo dissensi sull'organizzazione della festa patronale. È assolutamente falso: si è creato da una notizia falsa. Una notizia che poi non ha fatto altro che rovinare l'immagine di questo quartiere. È l'immagine di una festa che invece è andata abbastanza bene, certamente con i soliti dissensi, ma avvengono in tutte le organizzazioni di feste patronali. Anzi sono anche utili le, le voci che vanno contro, così ci aiutano a essere più attenti. Ma normale amministrazione, almeno per le feste religiose che fanno capo a questa parrocchia, non c'è questo legame tra la malavita e la religiosità. Quindi non, è tutta un, un qualcosa di costruito e non so perché è stato costruito su qualcosa che circolava su Facebook, ma niente, niente di vero. Tra gli immobili di proprietà dello Stato, il complesso dell'ospedale Bonomo è senza dubbio il più importante. Il sindaco Antonio De Caro torna a parlare di Cittadella della Giustizia e rilancia l'idea della vendita dell'ex ospedale. Insieme all'agenzia del Demanio Spiega De Caro, abbiamo pensato di valorizzare la struttura. Noi, dal canto nostro, siamo disposti ad una variazione urbanistica. Con il ricavato, poi, potremo dare il via alla costruzione del polo della giustizia all'interno delle caserme Milano e Capozzi. Piano di rilancio dell'Amtab e affitti mai pagati per la Bari Multiservizi. Questa mattina in commissione sulle partecipate al Comune di Bari il direttore generale Davide Pellegrino. Sentiamo. Questa mattina in commissione avete convocato il direttore generale per parlare di Amtab, quali erano i problemi? Sì, noi abbiamo convocato il direttore per avere contezza circa questo piano di rilancio che ad oggi non ha visto alcun tipo di informazione informativa. È da parte del sindaco che in Consiglio Comunale ha obbligato la sua maggioranza a votarlo eh, stabilendo altresì che gli avrebbe dato le dovute spiegazioni step by step ogni tre mesi e ad oggi non abbiamo avuto notizie. Piano di rilancio dicevamo, quello sulla cui base il Consiglio comunale ha dato l'ok ok alla ricapitalizzazione dell'AMTAB. ma da allora le cose sono cambiate e dalla maggioranza cominciano a scalpitare. E in commissione partecipata convocano il direttore generale del Comune di Bari Davide Pellegrino. A far infuriare i consiglieri il cambiamento di quel piano arrivati in corso d'opera, a ricapitalizzazione già fatta. Ci hanno estorto dei voti Tuona Francesco Giannuzzi, presidente di commissione. Il mio ok era subordinato al programma che ci aveva Esposto. E da una partecipata all'altra Giannuzzi parla anche di Bari Multiservizi. Da dichiarazioni dell'ormai ex Presidente Olivieri risultano mai pagate le ultime mensilità dell'affitto della sede. Adesso, spiega il Presidente di Commissione, Comune e Azienda dovranno necessariamente chiarirsi. E ci ha dichiarato effettivamente che da qualche mese non sta, la Multiservizi non sta pagando il canone previsto al Comune di Bari e che a compensazione di questo debito avrebbe chiesto al sindaco di riqualificare l'area che è adibita oggi a deposito, automezzi, l'officina. In Puglia cresce il numero delle pensioni sociali, aumenta anche quello delle famiglie in stato di povertà e la situazione potrebbe peggiorare soprattutto per le nuove generazioni se il governo non decide di modificare la legge Fornero. Questa è la fotografia del mezzogiorno secondo la FNP CISL Puglia e Basilicata, oggi l'assemblea organizzativa all'Hotel Barion. Allora sentiamo l'intervista al segretario interregionale di categoria, Vittantonio Taddeo. Il 64,3% delle pensioni ha un importo inferiore a 700 euro e questo è un dato importante. Sì. sì, purtroppo noi paghiamo lo scotto di aver avuto storicamente salari bassi rivenienti dagli anni 60 in poi eh, da eh, settori di lavoro come agricoli, artigianali, eccetera. Per cui è chiaro che a salari bassi corrispondono contributi bassi e quindi pensioni altrettanto basse. Eh, questo fino a un certo punto per la mia generazione. Eh, le generazioni subito dopo la mia, invece, la situazione è cambiata perché eh, è stata la precarietà del lavoro che ha determinato una minore eh, contribuzione e con quindi una minore eh, anche prestazione pensionistica. Eh, per cui, sarà, e purtroppo, sarà sempre peggio perché, se pensiamo alla legge Fornero, se non la dovessero modificare, noi avremo che voi giovani. E noi ci stiamo battendo per questo, non, non, non sempre piaggeria, l'ho detto là dentro. Noi giovani, eh, voi, voi giovani rischiate di prendere una pensione sociale, cioè a dire che uno rischia eh, di dire: Previsco non andare a lavorare, essere nulla tenente, e quando arriva l'età prende la pensione sociale. Cioè a questo siamo arrivati, se non si cambia la legge Fornero. Quindi l'impegno di tutti, e noi come sindacato, cioè stiamo mettendo soprattutto pensionati, ma di tutto il sindacato, è quello di eh, puntare a cambiare questa maledetta legge Fornero. Presentata questa mattina nella sala giunta di Palazzo di Città la terza edizione della San Nicola Half Marathon, la gara podistica aperta a professionisti e semplici appassionati, organizzata dalla Fabbrica di Corsa con il patrocinio gratuito del Comune di Bari e della Basilica di San Nicola. Due le gare in programma: 21 km per la gara inserita nel calendario Fidal per corridori professionisti e 10 km per la gara non competitiva per il popolo di amatori allenati e per una maratona ispirata e dedicata a San Nicola non poteva che esserci il priore della la Basilica, padre Ciro Capotosto, a benedire la manifestazione prima del fischio di partenza. E questa era la nostra ultima notizia. In chiusura, come di consueto, vi ricordo i nostri siti internet telebari.it, radiobari.net e per tutte le vostre segnalazioni il nostro indirizzo di posta dedicato info zorro.it. E ora vi lasciamo al meteo, grazie per averci seguito. Previsioni per Nel pomeriggio, al nord, bel tempo con cieli sereni. Al centro, cieli nuvolosi per il transito di estese velature. Al sud, schiarite con transito di velature sparse. In serata, al nord, bel tempo con cieli sereni o velati. Al centro, cieli nuvolosi per il transito di estese velature. Al sud, cieli nuvolosi per il transito di estese velature. Previsioni per domani. Al mattino, al nord, parzialmente nuvoloso con schiarite prevalenti. Al centro, molte nubi con deboli piovigini. Al sud, schiarite con transito di velature sparse. Nel pomeriggio, al nord, cieli molto nuvolosi o coperti. Al centro, molte nubi con deboli piogge intermittenti. Al sud, parzialmente nuvoloso con schiarite prevalenti.